Benvenuti amici, io sono Salvimpos, oggi siamo su Idol Mafia. Praticamente andiamo a fare i mafiosi in città, ragazzi. Bellissimo, abbiamo il boss che ci dice quello che dobbiamo fare. Siamo a rango 1, ovviamente, stiamo partendo, siamo uno scagnozzo praticamente. Quartiere di Fario, New York. Allora, non preoccuparti, puoi diventare un manager ufficiale, completando le missioni che ti assegni. Grazie, boss, fammi fare cose semplici all'inizio. Prima clicca in alto sullo schermo per vedere le tue missioni. Ok, conquista, furto. Andiamo a rubare, va. Cominciamo proprio con cose semplicissime. Conquista una nuova attività. Buono, andiamo a rubare. Al market, ovviamente. Allora, qui conquista una nuova attività, furto. Cioè, devo rubare però acquistandolo con 50. Che se? Ah, compro l'abilità. Che cosa compro? Fammi capire. Sto comprando il market, ma devo derubare. Riscuoti il premio. Comunque, ne ho pagati 50 per guadagnarne 100. Vabbè, ne ho guadagnati 50 allora. Allora, la seconda missione, impara come fare soldi. E questo mi piace. Potresti pensare di saperlo, ma lascia che ti mostri uno o due cose. In realtà è ancora più semplice di quel che pensi. Clicca sullo schermo per riscuotere soldi. Ok, andiamo a riscuotere, vai. Non mi parla, riscuoti 20 soldi. Soldi, dici tu, andiamo a riscuotere 20 soldi. 5 li ho, ce li ho. Ok, tizia, dammi i soldi. Altri 5. Fa un passo e nel frattempo riscuoto altri 5. E siamo a 15. Fatto, 20, 20 dollari fatti. Ok. Boss, 20 dollari ce l'abbiamo. E ora fai crescere le tue attività per fare più soldi. Vabbè. Allora, aggiorna furto al livello 25. Guarda qua. Aggiorniamo furto, va. Ah, che il furto lo faccio al market, quindi devo potenziare il market. Giustamente. Cioè, devo pagare per potenziare e fare più soldi. Grande così. Allora, aggiornami, vattene subito al livello 25, forte. Così facciamo tantissimi soldi. Non mi bastano più i soldi. Andiamo a rubare, va. Rubiamo. Rubiamo. E nel frattempo aggiorniamo. Rubiamo. Rubiamo. E nel frattempo aggiorniamo. 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 Fatto, livello 25. Aggiornato. Grande così. 120. Adesso guadagniamo di più, ovviamente, dai furti. 255. 255. Ovviamente più aggiorniamo, più soldi guadagneremo. Possiamo potenziare. Via. Ma solo furto c'è? No. Riscuoti premi. Boss, assegnami altre missioni, per favore. Ben fatto. Vediamo la prossima missione. Salvare la principessa da un castello nel reame dei funghi. No, non siamo su Mario Bros. È colpa mia. Questa è la carta delle missioni. Sbagliate. Il vero compito dovrebbe essere sblocca la prossima. Non si è letto. Segui le istruzioni per sbloccare il prossimo edificio. Va bene. Conquista una nuova attività. Scam. Ok, andiamo a scammare qui. Un 1000. Acquisto gli edifici per poi andarli a rubare. Dentro. Ok, riscuotiamo. Riscuotiamo. Oh, questo sì che mi fa guadagnare. 1250. Hai sbloccato Scam, che continua a produrre soldi. Sbloccare nuove attività è importante, ma non dimenticare di aggiornarle. Eh sì, grazie per avermelo ricordato. 800 dollari. Datemi tanti soldi. 1200. Aggiorniamo tutto. Questo mi fa guadagnare di più, mi sa. 1250. Ma sì. Però l'aggiornamento costa di più, giustamente. Giustamente. E vabbè, ma chi se ne frega? Questo mi fa guadagnare 1250. Dopodiché. C'è un porcellino lì. 3700. Adesso ci siamo. Adesso ci siamo. Che il gioco vale alla candela. 5000. Aggiorniamo tutto. Guardali quanto mi sta qua facendo guadagnare questo edificio qua. A che serve a derubare se qua possiamo sgraffignarci tutto? Scammiamo come se non ci fosse un domani. Vabbè, boss, ho finito questo edificio. Che facciamo? Mi dai a 268, ma non vale proprio la pena. Allora, livello totale del negozio 38 su 5. Ah, dobbiamo portarlo al 50 questo. Del negozio però, quindi questo, del market. Ok, quindi facciamo soldi lì. Aggiorni i negozi per raggiungere il livello totale di 50. Quindi qualsiasi va bene. Allora, prendo soldi qua. Però li vado a spendere lì, così già arriviamo subito a 50. 16, mamma mia, quanti soldi mi sta facendo guadagnare questo. Ok, portiamolo subito al 50, visto che abbiamo guadagnato un botto di soldini. Ok, 50. Fatto, boss, ho finito. Boss, che mi dici? Rischio di premio. 800 dollari. Ok, più investi, più guadagnerai. Non dimenticare di far crescere di più le tue attività in futuro. Ora dovremmo concentrarci sul riscuotere i soldi. Sì, a 3 ore qua riscuoto cosa io? Riscuoti 100.000 soldi per avere in premio 10 diamanti. E dai che ci siamo quasi. Guarda quanto mi produce quella. Guarda, 55.000, 1.000 da qua. Adesso il negozio mi produce di più, effettivamente. Facciamo soldi veramente così, proprio sparati come un missile. Qua c'è altro che posso fare, ma adesso no. Forza, ci abbiamo fatto. 10 gioielli a me, forse. Come li spendiamo? Congratulazioni, hai già imparato come riscuotere i soldi e aggiornare le attività. Riesci a tenere il passo? Sì. Ok, passiamo alla prossima strada. Oh,
ho un compito per te. E quando mai? Nuova strada, andiamo, va. Procedi, la strada attuale e i soldi saranno affidati ai tuoi compagni. Conserverai i seguenti. E quindi ce ne andiamo? Ci cambiamo città. Rango 2, ok, andiamo, forza. Cambiamo città. Oh, il mondo è grande, facciamo le cose con calma. Ecco qua, andiamo lì, va. Quindi, ah, c'è un sacco di città qua da esplorare, fighissimo. Quindi in ogni città dobbiamo derubare come se non ci fosse un domani. Guadagno per 2, rango 2 principiante. Ok, nuova strada. Chi è sto tizio qua? Riscuoti, questo con le pistole, fighissimo. Nuovo capo, Gianluca, raro. È italiano. Sono il migliore in tutto quello che faccio, non dimenticarlo. Clicca per continuare. Va bene, ci sono pure i personaggi qua. Ehi, Fario, ti sei preso il tuo tempo, Ti ho aspettato tutto il giorno. Che vuoi? Razor domina le strade nei paraggi. È ora di controbattere. Controbattiamo. Conquista una nuova città. Tassa di protezione. Ok. Tassa di protezione oppure combatti. Combattiamo. No, vabbè. Selezione di capi da mandare in capo. Vabbè, fighissimo. Combatti, vai, lo distruggiamo. Vai lì. Vai, che siamo tutti con te. Posso fare qualcosa io? Non posso fare niente. Comunque l'ho ammazzato. Grandissimo. Tassa di protezione. Fatto. Quindi quando non abbiamo soldi andiamo a combattere e ci sgraffiniamo gli edifici. Chi se ne frega. 500 dollari. Continua a combattere. Assicurati che la strada appartenga di nuovo ad Hammer. Ok, andiamo a fare lì. Conquista banco dei prestiti. E adesso andiamo a combattere pure qui. Lui è 90 e io 100. Quindi dovrei ammazzarlo tecnicamente con facilità e leggiadria. Ok, vai. Esplosivi come se non ci fosse domani. Fatto. Morto. Banco dei prestiti, ora è mio. Appartiene tutto a me in questa città e in tutte le altre. Ok, 2005, posso combattere? Sì, ovviamente. Andiamo a conquistare il bar. Tizio, va. 90 e 90. Mi sa che mi manca un personaggio qua. Mi sa che qua mi seccano. Torno a casa, va. Mi sa che mi serve. Riscuoti so. Sì, riscuotiamo per adesso perché mi serve un altro personaggio. Me lo sbloccherà dopo. Sappi che i capi non solo combattono per te, ma ti aiutano anche a gestire le attività. Affida la tua attività ad un capo. Tu hai cose più importanti da fare. Sì, io devo riscuotere. Ok, autorizza la tassa di protezione assegnando un capo. Ok, assegniamo un capo. Forse assegniamo un capo, aspetta un attimo. Assegniamo lui, ovviamente. Assegna, perfetto. E quindi adesso procede tutto automaticamente. Mi riscuote tutto automaticamente. Riscuotiamo il premiuccio. Una vera sfida, che ne dici di quei cretini di Razor che sto prendendo a calci da un po'? Andiamo, va. Conquista una nuova attività. Banco dei prestiti. Ok. Aggiorna banco dei prestiti a livello 40. Aspetta un attimo, mi devo concentrare qua. Allora, banco dei prestiti è da quella parte. Quindi intanto mi riscuoto qua. Livello 40. E qua ne abbiamo di cose da fare. Via che guadagna 22.000 C. Via che a 40 ce lo portiamo subito. Guardali. Guardali quanti soldi che facciamo in questo gioco. Mi sento ricco. Una volta tanto che mi sento ricco. 32, vai che ci siamo. Vai che ci siamo. Un altro pochino di soldi. 36, altro pochino di soldi a me. 40, ce l'abbiamo fatto. Ok, riscuoti premio. Una chiave. Cos'è questo? Una chiave, veramente. Puoi aiutarti a ottenere più capi. Lascia che ti mostri come. Infatti, che ci serviva un altro capo per ammazzare quella gang. Apri cassaforte in cassaforte e negozio. Suggerimento: apri cassaforte gratis. D'oro misterioso e delle nazioni. Premio 663.000. Ok, apriamo la cassaforte. Va. Che mi date? Apro questa, cassaforte d'oro. Perché le altre sono tutte a pagamento. Arta, quella gratis con Facebook. Vabbè, apriamo questa, forza. Un capo. Vediamo un po'. Che otteniamo? Lewis Gunn. È italiano questo gioco, sono tutti italiani. Hai superato il limite, congratulazioni. Ora sei un uomo morto. Oh vabbè, questo è siciliano proprio. Questo è compare mio. Va bene, adesso ti utilizzo. Allora, rara addirittura. Perfetto, apri cassaforte. L'abbiamo fatto. Quindi torniamo indietro. Guardate qui quanti capi che ha da trovare. No vabbè, li voglio tutti. Ovviamente ci saranno anche i leggendari. Infatti, leggendario con la motosega. È fighissimo questo gioco. Ragazzi, come sempre, lasciate tanti like se volete altri video di questo gioco. Allora, andiamo in strada. Adesso possiamo. Intanto mi riscuoto qua. Adesso possiamo affrontare quella gang, no? Intanto mi riscuoto qua. Possiamo. Aspetta, no, io volevo combattere qua. Ah, perché è assegnato però. No, aspetta un attimo. Dobbiamo toglierlo dall'assegnazione. Vieni qua, Ramocello. Togliti da qua. Richiama. Vieni qua. Tranquillo. Andiamo a combattere così conquistiamo il bar. Combatti.
Ok, adesso sì, 100 e 100. Vedetevela con chi è più grosso di voi. Guardali come li stiamo massacrando. Guardali come sparano se non ci fossero domani. Ok, ammazza, forza, forza. Adesso sì. Sarebbe stato un suicidio praticamente affrontarlo con un solo boss. Intanto mi piglio solo, guardali, tratto un sacco, un milione abbiamo. Ok, adesso possiamo fare. Automatizza banco dei prestiti. Ok, automatizziamo il banco dei prestiti. Assegniamo lui. Perfetto. Ci siamo? Mi sa che questa città è pure bella che è completa. Devo fare qualcos'altro? Riscuoto il premio. Ovviamente. 3 milioni. Wow. Conquista il bar. E l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto prima che mi venisse chiesto. Un'altra chiave, quindi posso prendere un altro capo, eh? E dai, automatizza bar assegnando un capo. Un altro capo, forza. Vediamo che otteniamo. Uno leggendario, datemelo. Imma Forelli, un altro raro. Ero la persona più timida che potesse esserci, ma avevo un leone in me che lottava per uscire. Grande così, attività, potere combattimento 100, stipendio per 2, punti ferita 1000, attività gestita bits. Automatizziamo, intanto mi riscuoto 14 milioni, va. 14 milioni. Automatizziamo il bar con lei, così guadagniamo automaticamente. Riscuotiamo il premio. Allora, l'ultimo passo della prova intermedia è prendere l'abitudine di raccogliere soldi. Il mio preferito. Anche il mio, effettivamente. E quindi facciamo soldi come se non ci fosse un domani. E quindi riscuotiamo. Quindi Vecchia Italia, l'ultimo obiettivo abbiamo di Vecchia Italia. Dobbiamo raggiungere 500 milioni. Ma come ce l'avete grossa, però? Ma tanto grossa. E quindi riscuotiamo. Sì, però con lui assegnato lì mi produce di meno. Il banco dei pegni mi fa. No, 1 milione mi produce. No, va bene così. Allora, e casomai lo potenziamo? No. Dobbiamo fare. Quant'era? Esci da qua. 500 milioni dobbiamo fare. È un bel po'. Allora mi sa che è meglio potenziarci la roba qua. Via, via, potenzia tutto. Spendiamo tutti i soldi a potenziare. Non ci arriverò mai a 500 milioni, ma potenziamo tutto. Banco. Guardali. Livello 80 qua. Dove produrmi un sacco di soldi. 18 milioni, tutto qui. Ho speso un botto di soldi, 18 milioni. Tutto qui. Aspetta, che il coso qua mi faceva di più. Com'è che adesso? Adesso 10 dollari mi fai adesso? Perché? Tassa di protezione mi faceva un sacco di soldi prima. Potenziamo tu, potenziamo. E mi fai 10 dollari. Ma che ci devo comprare le caramelle? Via, potenziamo tutto. Qua, di qua che arriviamo a 500 milioni passa un anno. Non tanto però, perché giustamente guadagneremo di più. Quanto guadagno adesso? Guadagna 28.000, ma non vale proprio. Assegniamo un capo, assegnalo. Ma meglio il bar quanto? Forse è meglio il bar a sto punto. Aggiornamento, perché a livello 1 mi facevo un sacco di soldi. Qua, questo mi fa quanto? Più veloce con sto bar però. Più veloce, 43 milioni. Forza, forza. E il bar però è più lento qua. Allora, vediamo 254 milioni, adesso sì. Adesso sì. Riscuoti prima, ce l'abbiamo fatta. Ok, ben fatto. Questa strada è di nuovo sotto il controllo di Amber. È ora di riprenderci anche il resto. Forse passiamo città. Cambiamo città così a caso. Rango 3, quindi tecnicamente facciamo le cose con calma. Zac! Perfetto. Rango 3 dovremmo guadagnare di più, giusto? Dovremmo guadagnare di più. Guadagno per 4 e diventeremo ricchi sfondati. Attenzione, resor ha tanti membri qui. Per prendere il controllo di questa strada dobbiamo fare un passo alla volta. Ok, conquistare il negozio di armi. No, vabbè, mi piace un casino questo gioco. Ragazzi, quindi mi raccomando, lasciate like se volete altri episodi e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Twitter, siamo tutti i social, di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video. Oggi torniamo su Brawl Stars. Allora, mi sono fatto qualche partita con Rosa. Effettivamente è forte. La casa, questa casa è mia. Non rompere le scatole, questa è mia. Vattene a cercare tu. Questa è mia. Vai, che ce ne sono tante in giro. Questa è mia.